Ancora un'edizione della regata dei quartieri storici, l'ottava per l'appunto, sempre più ricca. Quest'anno abbiamo inserito anche la presenza, la partecipazione dei bambini. Infatti attraverso una proposta che arriva direttamente dal gruppo Mamme, che sempre di più collabora con l'amministrazione comunale, il settore delle attività produttive ha pensato di organizzare uno stand in cui faremo conoscere ai bambini la regata dei quartieri storici, in cui faremo conoscere ai bambini il gozzo tradizionale, nonché l'economia che deriva proprio dalla pratica della pesca. Quindi un laboratorio aperto a tutti i bambini che nei giorni dell'1 e del 2 agosto sarà proprio allo sbarcadero. Daremo la possibilità ai bambini di colorare e disegnare proprio le meraviglie del gozzo siracusano e del mare. Quest'anno le novità sono due, come tutti sappiamo, per un problema strutturale per i lavori che ci sono a Porto, il villaggio anziché all'Estillo, piazzale 4 novembre adiacente alla Capitaneria, sarà all'Astillo, allo sbarcadero di Santa Lucia, riva Porto Lachio. E quindi è la partenza quest'anno, siccome per noi regata villaggio è un binomio, abbiamo deciso di invertire anche qui la regata. Partiremo da piazzale 4 novembre e l'arrivo sarà all'imboccatura del Porto Lachio. La novità ancora più forte è che questa settimana, venerdì, abbiamo un incontro con Linee Blu in cui farà l'intervista. Cercherà di riprendere le nostre barche con i vocatori e quindi per noi è una soddisfazione immensa, non c'è budget che ci basta, perché per noi far sapere agli italiani che esista questa regata che rispecchia le vecchie tradizioni popolari dei nostri marinai è un momento di orgoglio.